Tossemi e naturalmente a Patrizio Campanile, nostro presidente, che coordinerà questo incontro. Devo innanzitutto dire che la mia presenza all'apertura della giornata odierna si giustifica in quanto rappresentante del passato esecutivo del Centro Veneto di Psicoanalisi, esecutivo che sin dall'inizio del suo mandato aveva immaginato di poter organizzare e realizzare alla fine del 2020, entro il 2020, l'ottavo colloquio veneziano di psicoanalisi. Possiamo dunque dire che battere un colpo sia il senso della conferenza di oggi, che, desidero specificarlo, non è il colloquio che avevamo pensato ormai più di un anno fa. La tradizione dei colloqui psicoanalitici di Venezia, iniziata con Giorgio Sacerdotti, che ne fu il primo realizzatore, avrebbe dovuto permetterci innanzitutto di incontrarci personalmente in presenza di corpi i nostri e di incontrarci a Venezia, luogo speciale di incontro tra terra e mare, tra culture diverse e tra ambiti del sapere che siano appunto inclini al colloquio. Disponibili dunque ad una speciale apertura generativa e al confronto. Un paradossale isolamento, quello di Venezia, sottolineava Giorgio Sacerdotti in uno dei suoi scritti. Città caratterizzata dalle molte isole, ma anche dai molti ponti e dalla laguna come elemento acqueo vitale che separa e collega il tutto e dà al tutto, sia al mondo interno che al mondo esterno, il suo speciale riflesso. Paradosso che si fa particolarmente fecondo e sa rimanere, come in questo caso, in attesa di una fecondazione futura che noi auspichiamo possa riguardare la ripresa in tutti i sensi e quindi anche ripresa di ciò che non si è potuto realizzare in questo tempo in cui purtroppo il morbo della pandemia ancora infuria. La situazione odierna mette fortemente in campo il tempo dell'attesa e dunque il desiderio, che in questo caso è desiderio oggettuale, di trovare, ritrovandolo, quello che è il nostro oggetto, al di là degli insulti che l'attuale situazione ci sta infliggendo. Ecco dunque legati insieme il tempo, l'oggetto, e naturalmente anche il soggetto, tra continuità e discontinuità, tema pensato per il colloquio, ma anche tema che oggi viene rideclinato nel titolo di questa conferenza, percorsi dall'oggetto al soggetto nel tempo della cura. Questa era, diciamo, la mattinata, sarebbe dovuta essere anche la mattinata di apertura del nostro colloquio, che era proprio intitolata così. Ecco, due parole infine sulla scelta dell'immagine della brochure che prego di mandare in video. Beh, perfetto. Abbiamo infine voluto mantenere nella brochure, come era già previsto per il colloquio, l'immagine della tempesta del Giorgione, che ci è parsa particolarmente propizia anche alla conferenza di oggi. Sarebbe stato nostro desiderio, tra l'altro, poter rivedere insieme il quadro alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Perché questo dipinto ci permette di riferirci sia al fulmine che frattura il cielo, sia al fiume e al rivolo che fertilizza le zolle boschive, sia, scendendo verso la base del dipinto, al particolare della zigagna nuda che porge il seno al suo bambino, avvolgendosi insieme a lui, come in un'unica pelle, in un lenzuolo bianco. Naturalmente poi, quasi in un primo piano, c'è anche la figura maschile appoggiata al bastone, ci sono le rovine di una civiltà probabilmente che ha subito una guerra, ma nello sfondo più lontano c'è anche il perdurare della civiltà e dei palazzi e delle case, no? Che vediamo che forse
potrebbero anche rappresentare la città di Padova, quindi con un connubio tra Venezia e Padova molto interessante. Tanti sono e rimangono gli elementi di questo dipinto che ci interrogano e ci suggestionano. Anche se non è nostro desiderio, né sarebbe in alcun modo opportuno disambiguizzare il significato complesso di una tale rappresentazione o cercare la chiave dell'enigma, si è usato il termine enigma a proposito di questo quadro Racamier nell'ultima pagina del Genio delle origini. Chiave dell'enigma di cui la rappresentazione stessa si fa cifra. Abbiamo preferito, per ora, appunto, essendo solo una parte di quello che avevamo pensato poter fare con il colloquio, abbiamo preferito per ora focalizzarci sul fulmine, punto culminante e origine di una distinzione, ricordando che, come mi è capitato di rileggere recentemente Indifferenza e ripetizione di Gilles Deleuze, il lampo si distingue dal cielo nero ma deve portarlo con sé, come se si distinguesse da ciò che non si distingue. Si direbbe che il fondo sale in superficie senza cessare di essere fondo. Fine della citazione di Deleuze e fine anche di questa mia brevissima presentazione. Auguro a tutti buon lavoro e passo la parola al presidente Campanile. Ecco, allora il buongiorno lo rinnovo, dopo essercelo già dato prima. Comincerò col presentare i nostri due oratori. Prima però alcune indicazioni di carattere organizzativo. Come è stato detto prima, ognuno di noi avrà il microfono silenziato, per cui non rischiamo di disturbare. Però quando sarà il momento ciascuno potrà intervenire con i suoi contributi, con le sue domande. E in quel caso sarà utile che mandi un messaggio nella chat, ormai siamo tutti diventati quasi esperti, in basso vedete che c'è l'icona della chat dove segnalerete l'intenzione di intervenire. Io spero di non distrarmi troppo e di guardare sistematicamente. Il professor Denis parlerà in francese, ma è prevista la traduzione. Quindi nella barra in basso c'è anche la possibilità di scegliere l'eventuale ascolto in lingua originale o nella traduzione che farà la dottoressa Forcella, che non vediamo, ma che lavorerà per noi tutta la mattina. Tenendo conto di questo dell'impegno che richiede fare una traduzione continua tra l'italiano e il francese, noi faremo una serie di piccole pause, per cui dopo l'intervento del professor Denis faremo una decina di minuti e lo stesso dopo la relazione di Alberto Segni. Se poi sarà il caso anche durante il nostro dibattito. Allora passo a presentarvi i nostri due oratori. In realtà entrambi sono conosciuti nella nostra cerchia veneta, essendo Alberto Segni una storica presenza, oltre che fondatore del Centro Veneto, e Paul Denis un ospite frequente delle nostre iniziative. Allora, Paul Denis vive a Parigi, è medico, membro titolare e formatore della Società Psicoanalitica di Parigi, una delle due principali società francesi appartenenti all'IPA. Ne è stato, di questa società, segretario generale e vicepresidente. Ha fatto parte della redazione della rivista La Psichiatrie de l'Enfant ed è stato direttore della Revue Française de Psychanalyse. Autore di numerose opere tradotte in varie lingue,
tra cui anche in italiano Rive e derive del controtransfert di Fioritti Editore. Altri lavori sono L'Enassisisme e uno, Amprise Satisfaction, Le Deformant de la Pulsion, che tra l'altro, questo per Paul Denis, è stato oggetto recentemente di uno studio al nostro, all'interno di uno dei gruppi di studio del Centro 20. Per la Presse Universitaire de France ha creato e diretto la collana Psicoanalisti d'Oggi. Segnalo che tra i volumi di questa collana c'è anche un volume dedicato ad Eugenio Gaddini. Antonio Alberto Semi è ordinario della Società Psicoanalitica Italiana con funzione di training, è socio fondatore del Centro Veneto, di cui è stato anche il presidente. È stato poi direttore della rivista di psicoanalisi. Ha scritto numerosi libri sui quali, a partire dalla tecnica del colloquio e per seguire il trattato di psicoanalisi, hanno studiato e abbiamo studiato generazioni di studenti, mentre negli ultimi scritti, da quello sull'introduzione alla metapsicologia a quello sul metodo delle libere associazioni a svariati articoli, i suoi lavori sono centrati sul problema del metodo psicoanalitico come metodo scientifico, ma anche diverso alle altre discipline che adottano il metodo sperimentale. Numerosi sono stati i suoi interventi in queste iniziative del Centro Veneto, il più recente è stato nell'ottobre scorso sul tema La nuova isteria. Di questo incontro esiste una videoregistrazione e credo che fra non molto potrà essere fruibile anche da parte di chi quel giorno non ha potuto partecipare o intende rivedere il dibattito. Allora direi che cominciamo con la relazione di Paul Denis dal titolo Oggetti transferali e riorganizzazione del soggetto. La parola a Paul Denis. Alors, merci infiniment de m'avoir invité. J'en suis à la fois très honoré et très heureux. J'ai eu l'occasion très souvent de travailler, en particulier à Padoue. Je salue Marco Lascala et Franca Munari, avec qui j'ai eu l'occasion très souvent de travailler et qui sont des amis. Et je me sens vraiment très, très bien accueilli quand je viens travailler en Italie. Alors, je vais donc vous présenter un exposé donc sur cette question de la réorganisation du sujet à partir de la relation à l'objet transférentiel. L'une des difficultés du thème de notre colloque tient au fait que, si la notion d'objet est aisément définissable sur le plan métapsychologique, objet de la pulsion, objet d'amour, objet d'investissement, la notion de sujet est beaucoup plus flou, difficile à cerner et a pris, à travers la notion d'intersubjectivité, une dimension centrale dans le discours psychanalytique d'aujourd'hui. Freud emploie rarement le terme de « sujet ». C'est sans doute dans « pulsion » et « destin des pulsions » que l'usage qu'il en fait permet le mieux de percevoir ce qu'il aurait pu définir de façon plus précise. Pulsion et destin des pulsions est écrit alors que la notion de narcissisme a déjà été introduite par Freud et que le moi, qui désignait jusque-là globalement la personnalité psychique, connaît les premiers coups de scalpel qui aboutiront à sa décomposition. Freud y évoque le moi plaisir, le moi réalité, et pour introduire le narcissisme, apparaît le moi idéal, préfiguration du surmoi. Le moi ne désigne donc plus un ensemble, mais une partie de l'ensemble que le terme désignait autrefois. Il est donc nécessaire de réintroduire une notion qui désigne un tout, une notion qui rassemble les phénomènes psychiques d'une personne. La notion de self est venue de cette nécessité. La notion de sujet en découle également. Dans « Pulsion et destin des pulsions »,
Freud, qui perçoit cette nécessité, évoque le moi total, le moi sujet. À propos du retournement du sadisme en masochisme, Freud écrit qu'une personne étrangère doit assumer le rôle du sujet. Le sujet ne se réduit donc pas au moi, mais désigne un ensemble de composantes, sorte d'attelage, que le moi est censé diriger. Mais cet ensemble sujet se réfère certes au moi lui-même, mais aussi aux autres. C'est un soi-même capable de se considérer lui-même. L'idée de sujet implique une dimension de réflexivité. Soi-même comme un autre, selon l'expression de Paul Ricoeur, mais aussi de se situer par rapport aux autres, soi-même pour un autre, comme je l'ai formulé. De ce point de vue, la place du concern de Winnicott et surtout de la culpabilité tient une grande place. Si l'objet est connu dans la haine, le sujet se découvre à lui-même dans la culpabilité. Il y a un péché originel du sujet. L'avènement du surmoi est pour nous corrélatif de celle du sujet. En voici un exemple. L'enfant que j'ai battu de Léon-Paul Fargue. Le cher enfant, je le vois encore avec une fixité exquise et terrible, assis sur un banc de pierre, songeur, et penché dans son petit costume marin, au béret et à l'encre d'or, et tel qu'au jour d'angoisse où je frappais sa bonne figure, écrit Léon-Paul Fargue, qui évoque ensuite la permanence en lui de ce souvenir devenu figure de sa culpabilité. Les soirs où je prends ma part d'une fête, j'ai envie de m'enfuir quand j'y pense. Et il m'arrive de rêver que je le retrouve, homme enfin, noir et bête, abrupt, indolore et cruel, et qu'il est beau et fort et riche, dans un endroit de plaisir, avec une cravate indicible, et que mon pauvre vieux remords ne lui arrive pas à l'épaule. Tout ce qui porte atteinte au fonctionnement du surmoi héritier du complexe d'Édipe, tente à désorganiser le sujet. Au pire, cela peut aboutir à une véritable désubjectivation que l'on peut observer dans certaines circonstances. Toute relation amoureuse, par exemple, ouvre les instances. Ne dit-on pas à propos de l'ami très investi d'un adolescent, c'est son Dieu. Comme le dit Freud dans « Psychologie des foules et analyse du moi », le leader d'une foule prend la place de l'idéal du moi. La soumission au chef d'une bande d'adolescents suspend le fonctionnement du surmoi de chacun des membres du groupe qui s'engagent dans des conduites que leur surmoi ne leur aurait pas permis. On peut voler ou violer sans culpabilité puisque le leader le permet ou le prescrit. Les sectes sont des entreprises de désubjectivation. Désubjectiver, abolir la culpabilité, nécessite de mettre en œuvre une véritable politique de confusion qui bouleverse les instances et les défait. La situation analytique n'est pas à l'abri du risque de provoquer une désubjectivation chez tel patient qui est précisément venu pour se réorganiser. Tout ce qui s'assimile à une forme de séduction narcissique de la part de l'analyste a un effet de désubjectivation. Tout ce qui laisse penser au patient que l'analyste ne s'interdit rien, n'obéit qu'à son bon plaisir, affaiblit son surmoi et partant affaiblit le sujet en lui. Du côté de l'objet, la définition est plus aisée à cerner. L'objet est défini par l'investissement qui s'attache à lui. René Diatkine disait «
L'objet est la métaphore topique de l'investissement. Topique ici au sens topologique. L'objet est un lieu d'investissement. Ainsi, tout élément peut être objectalisé, que ce soit une personne ou un élément du fonctionnement mental ou corporel de soi-même ou d'une autre personne. Évoquer le parcours de l'objet au sujet invite donc à reconsidérer la relation d'objet, mais en envisageant le destin de ce qui vient de l'objet dans cette relation et, dans la cure, le rôle de l'objet transférentiel, son sort et celui de ses différents avatars, et donc le pouvoir du contre-transfert. Du côté de l'analyste, le patient est investi comme l'objet, mais de deux façons. Sur un mode relationnel, d'une part, la personne du patient était un objet d'investissement qui organise quelque chose dans le psychisme de l'analyste. Et d'autre part, et c'est le plus crucial, le fonctionnement psychique du patient est investi pour lui-même, investissement inhibé quant au but, modalité particulière de sublimation. Alors, je vais parler maintenant des désorganisations et crises du sujet. Une rupture dans la continuité du fonctionnement psychique constitue une sorte de crise, au sens d'une rupture d'équilibre, que le sujet est d'abord capable de rétablir en puisant dans ses ressources personnelles jusqu'à ce qu'il ait besoin d'un autrui grâce auquel il se réorganisera. Tout au long de la vie psychique se succèdent des moments de rupture d'équilibre plus ou moins marqués, crises, grandes ou petites, qu'il faut rattraper. Les petites crises quotidiennes sont reprises par le recours au jeu des représentations et par la mise en œuvre des ressources auto-érotiques. Plus marquées, elles nécessitent de recourir à quelqu'un, ici au rôle d'un objet, pour être rattrapées. Mais les petites ruptures de continuité peuvent être à peine ressenties, de même que l'on ne remarque plus lors de la marche le petit déséquilibre nécessaire à chaque pas, automatiquement rattrapé. Henri Atlan évoque comme caractéristique de la régulation des organismes vivants l'existence de crises mineures continuellement rattrapées. Sur le plan psychique, tout au long de notre vie, nous traversons donc des crises mineures que nous rattrapons continuellement avec plus ou moins d'aisance ou de difficulté. Majeures, ces crises constituent des catastrophes au sens de René Thom. Le mot, saisi étymologiquement, indique un bouleversement profond, pas forcément malheureux. Catastrophe qui exige d'importants efforts et des conditions favorables à leur réorganisation. C'est par exemple le cas pour un enfant jeune, la perte de l'un de ses parents. C'est le cas de l'adolescent, de la première grossesse, de tout changement majeur infligé au fonctionnement psychique par un événement intérieur, psychique, corporel ou socio-familial. Ces crises qui touchent le fonctionnement du sujet ne peuvent pas toutes être envisagées sur le modèle du deuil, qui consiste en un désinvestissement progressif de l'objet perdu et l'investissement de la libido libérée sur d'autres objets. Du reste, dans ce modèle du deuil, le rôle d'autres personnes et d'autres objets d'investissement est très important. On peut même dire que l'on ne peut pas élaborer tout seul une expérience de deuil. Dans la cure, la question de l'élaboration ne se limite pas à celle de l'élaboration des conflits par l'interprétation.
Il s'agit de donner forme à l'excitation soulevée par la situation analytique elle-même. Le modèle du par-excitation proposé par Freud soutient plus une idée de protection qu'une idée d'utilisation de la surcharge de libido. Le modèle de la transformation par la mère pour son bébé d'élément bêta en élément alpha peut dans une certaine mesure se transposer à l'analyste. Mais s'il décrit un résultat, il ne permet guère de se représenter le travail psychique correspondant. Dans le parcours de l'objet analyste vers le patient sujet, quelque chose se trouve créé qui ne préexistait pas. Ce qui est en nous pendant ces temps de surcharge d'excitation en séance, ce qui dans l'esprit du patient n'est pas directement saisissable, tout cela est en nous. Et pourtant, rien de tout cela n'est perçu par nous distinctement. Entre la nature et nous, que dis-je, entre nous et notre propre conscience, un voile s'interpose, un voile épais pour le commun des hommes, un voile léger, presque transparent, pour l'artiste et le poète, dit Bergson. Je viens de citer une phrase de Bergson. Il faudrait ici ajouter le psychanalyste, pas seulement l'artiste. Pour Bergson, en effet, l'art est ce qui permet d'entrer en contact avec la nature, avec notre monde intérieur. Je cite à nouveau Bergson. Si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile. Nous n'aurions pas besoin de Giorgione. Dans nombre de ses interventions, le psychanalyste profère quelques bribes d'un art, création instantanée, qui donne au patient un support pour penser ce qu'il éprouve. La première séance de l'analyse avec cette patiente, au premier jour de la rentrée, après de grandes vacances, avait été pour le moins inhabituelle. Ma patiente était arrivée avec un mouchoir sur l'oreille, car elle saignait assez abondamment de son oreille. Allongée, elle avait commencé par dire qu'elle avait une otite qui s'était perforée et donc saignait. Puis, après un court silence, elle avait manipulé son mouchoir sur son oreille et avait dit « J'ai l'impression d'avoir mes règles ». Ce qui m'avait fait lui dire « On dit que les enfants se font par l'oreille ». La patiente alors associe sur un avortement que son pédiatre avait pratiqué sur elle, grande adolescente, en la faisant beaucoup souffrir. Le lendemain, elle commence la séance de la façon suivante. En sortant de chez vous, je suis allé à l'hôpital voir l'ORN, le spécialiste des oreilles. Il m'a dit qu'on devrait interdire les cotons-tiges. C'était donc elle-même qui s'était fait saigner l'oreille avec un coton-tige. La demande d'analyse de cette femme célibataire avait été directement reliée par elle au projet d'adopter seule un enfant. Je n'avais pas directement présent à l'esprit ce projet lors de cette première séance, mais j'en avais sans doute inconsciemment la mémoire. Elle vient me voir pour m'entendre et avoir un enfant grâce à cela. Et elle répète symboliquement l'avortement d'autrefois. Ce que j'ai dit sans le vouloir et qui lui a permis de parler au lieu de rester fixé sur les conséquences de son passage à l'acte, eh bien, il s'est agi d'une sorte de création de ma part. Indépendamment de la valeur d'éléments intermédiaires entre la pensée de l'analyste et celle de son patient, cette réplique « les enfants se font par l'oreille » tirée de Molière
a le mérite de faire percevoir à la patiente en question que son analyste, bien que sollicité par quelque chose qui aurait pu avoir une portée traumatique pour lui, répond sur un plan psychique et de façon organisée, qu'il n'est pas gagné ni débordé par l'émotion. Elle peut donc s'identifier à quelqu'un qui ne se laisse pas désorganiser par l'émotion. Cet aspect a été décrit bien avant la psychanalyse par Adam Smith dans sa théorie des sentiments moraux. Et il emploie le terme de sympathie, nous dirions, je crois, aujourd'hui empathie. Adam Smith part de la constatation que, et je le cite, « nous n'avons pas une expérience immédiate de ce que les autres hommes sentent et que nous ne pouvons nous former une idée de la manière dont ils sont affectés qu'en concevant ce que nous devrions nous-mêmes sentir dans la même situation. Ce sont les impressions de nos sens seulement et non celles des siens que nos imaginations copient. Par l'imagination, nous nous plaçons dans sa situation. Nous nous concevons comme endurant les mêmes tourments. Nous entrons, pour ainsi dire, à l'intérieur de son corps et devenons, dans une certaine mesure, la même personne. Et par là, nous formons quelque idée de ses sensations. Alors, nous tremblons et frissonnons à la pensée de ce qu'il sent. Et encore, la sympathie ne naît pas tant de la vue de la passion que de celle de la situation qui l'excite. Autrement dit, l'émotion ne se transmet que par la communication d'une représentation que nous rapportons à nous-mêmes. Mais Adam Smith souligne aussi le plaisir de la sympathie réciproque, lequel fait partie du plaisir de l'analyse pour le patient comme pour l'analyste. Mais surtout, il décrit une sorte de mécanisme de régulation des émotions via ce que l'on pourrait appeler une sympathie croisée, plus que réciproque, mécanisme que l'on voit fonctionner dans l'analyse. La personne affligée, Adam Smith toujours, la personne affligée ne peut espérer obtenir cette consolation apportée par l'unisson des sentiments qu'en affaiblissant sa passion jusqu'à cette hauteur à partir de laquelle les spectateurs deviennent capables de l'accompagner. De même que les spectateurs se placent continuellement dans sa situation, et pour cette raison conçoivent des émotions similaires aux siennes, de même, cette personne, se mettant constamment à la place des spectateurs, finit par éprouver quelques degrés du détachement avec lequel elle sait qu'il considère son sort. Sa sympathie la pousse à regarder sa situation dans une certaine mesure avec les yeux des spectateurs. L'esprit est donc rarement perturbé au point que la compagnie d'un ami ne lui rende en quelques degrés sa tranquillité et son calme. Eh bien, ces mécanismes sont constamment présents au cours de l'analyse. Bien que peu abordés par la théorie, ils font partie de ce parcours entre sujet et objet dans la cure. Mais si le rôle d'ami, de nouvelles connaissances, d'investissements sociaux ou religieux est très évident lorsqu'il faut faire face à des crises mineures, lors d'une perte majeure frappant le sujet, le rôle, pas seulement d'un autre, d'une personne pas seulement bienveillante, mais d'un psychanalyste, d'un objet transférentiel, capable de s'identifier à des souffrances psychiques profondes, s'avère nécessaire. Ces moments, ou ces temps de crise,
correspondent à une sorte de désunion des forces, de désunion des identifications, des instances dont le jeu synergique, l'attelage, assure le fonctionnement du sujet. Cette désunion s'exprime très largement par un changement dans l'équilibre économique, dans la quantité des charges réparties entre les différentes composantes du sujet. Le partage entre les investissements narcissiques et les investissements d'objets est évidemment changé globalement dans ces situations de désunion. Mais c'est aussi dans la façon dont sont regroupés ou libérés les investissements dans ces deux registres qui est modifié. Le désinvestissement de telle instance, de telle fonction psychique, déstabilise l'ensemble et le point de vue économique est ici essentiel. Alors, en effet, il faut considérer le processus analytique en fonction du point de vue économique. On envisage en général le processus analytique surtout sous les angles dynamiques et topiques. Remaniement topique, celui des instances, en particulier le moi, et celui des changements dynamiques liés à l'interprétation, l'accent étant mis sur le sens plus que sur la force, laquelle est liée au point de vue économique. Pourtant, Freud a insisté sur la dimension économique de la maladie et de la cure. Il évoque la puissance irrésistible du facteur quantitatif. Il me semble indispensable d'envisager le processus analytique du point de vue économique, à la fois dans son économie générale et dans l'économie des divers échanges entre le sujet patient et son objet analyste. Au cours du déroulement d'une analyse, de multiples crises minimes ou grandes se succèdent et aussi quelques catastrophes, heureuses ou dramatiques. Le rôle de l'analyste, par les différents moyens dont il dispose, consiste à permettre au patient, et au moins à ne pas empêcher celui-ci, de les rattraper. Avec cette particularité qu'il ne s'agit pas forcément pour le patient de retrouver son mode d'équilibre antécédent, mais un équilibre différent et recherché meilleur, c'est-à-dire moins contraignant, plus fertile, plus créatif. Dans le parcours qui va de l'objet analyste au sujet patient, le premier temps est constitué par l'instauration de la situation analytique. L'analyste, en imposant le cadre de l'analyse, exerce une véritable OPA, une offre psychanalytique d'achat, offre publique d'achat, mais là, offre psychanalytique d'achat, sur le psychisme du patient, certes, mais aussi sur toute une part de la vie du patient. Une grande part de son temps est soustraite à celui qu'il consacrait à sa vie familiale, sociale et amoureuse, à ses loisirs. Une part substantielle de ses ressources financières est exigée de l'analyste. L'équilibre d'ensemble de la vie du patient est touché, introduisant une crise inaugurale. C'est du reste une catastrophe au sens de René Thom, c'est plus une catastrophe au sens de René Thom qu'une simple crise. La catastrophe initiale provoquée par l'installation du cadre. La position allongée, sans perception du visage de l'analyste, la règle fondamentale, dire tout ce qui se présente à l'esprit, et non pas tout dire qui aurait un caractère d'interrogatoire, mais aussi la durée fixe des séances. Et, last but not least, la présence attentive et bienveillante de l'analyste. La présence attentive, bienveillante et prolongée d'un autre n'est pas une expérience si fréquemment vécue. Ajoutons que la présence physique de la personne du praticien
implique une forme de sollicitation d'ordre sexuel. Et tout cela à titre onéreux. L'économie des séances est donc soumise à des conditions complètement différentes de toute autre situation de rencontre. Si l'on n'y a pas pris garde, la mise en œuvre du cadre peut avoir un effet purement et simplement traumatique. Parfois, la seule prise de rendez-vous en vue d'une analyse y suffit. Je me rappelle un patient qui, entre le moment où il avait appelé au téléphone et son premier rendez-vous, s'était engagé dans un passage à l'acte homosexuel, action inédite pour lui. D'autres ne reviennent pas au second entretien proposé ou acceptent, après quelques semaines à peine d'analyse, une situation géographiquement située de façon incompatible avec le projet de cure. La particularité de cette situation, renversant l'équilibre antécédent et antécédent, est qu'un remède possible est proposé en même temps que le poison. Un ensemble nouveau d'investissements possibles. La personne de l'analyste, son bureau, ses livres, son quartier, la psychanalyse en général, mais surtout la parole de l'analyste. Du côté de l'analyste, la crise, la dimension de catastrophe inaugurale provoquée par l'installation d'un nouveau patient sur son divan est indéniable. Même s'il est très expérimenté, il est exposé aux sollicitations et discours d'une personne dont il ne connaît rien ou presque rien, en dehors de ce que celle-ci lui a dit au cours des entretiens préliminaires. Et il n'est pas deux patients semblables. Il n'y a pas de recette toute faite. Tout est à réinventer à chaque fois. Et il peut entendre ensuite des aveux qui peuvent avoir une valeur traumatique et désorganiser le mouvement de son contre-transfert, déclencher une contre-attitude incompatible avec la bienveillance et la neutralité nécessaires. Il faut que l'analyste puisse s'identifier à son patient. Une collègue, depuis longtemps disparue, avait dû confier à quelqu'un d'autre, un biologiste très en difficulté, très mal avec lui-même, il avait assassiné l'un de ses enfants de quelques semaines en lui inoculant une culture microbienne. Mais ce peut être aussi quelqu'un dont la souffrance pathétique nous touche au plus haut point. Dans un registre plus souriant, un patient ou une patiente très ou trop séduisant peuvent soulever des éprouvés au potentiel désorganisant ou des inflexions du contre-transfert qui peuvent s'avérer critiques, crise qu'il faut rattraper. Les simples demandes d'aide et d'amour du patient, ces cris d'appel, ne permettent évidemment pas la forme, ne prennent pas la forme de celle des enfants à l'égard de leurs parents. Elles sont en général indirectes, apparaissent dans des rêves, c'est-à-dire formulé de façon symbolique, ou encore dans des associations, ou encore constaté sans illusion, parfois avec humour, et aisé à relier pour l'analyste, par une interprétation tendre, c'est-à-dire sans excitation, un mot juste parfois suffit, aux personnes auxquelles le patient s'adresse à travers l'analyste. Le tact de l'analyste est l'équivalent dans la cure de la tendresse maternelle. Il y a une économie bien tempérée de l'interprétation et des interventions qui apporte à l'un et à l'autre des protagonistes de la science analytique un plaisir du fonctionnement mental et permet une redistribution progressive des investissements du patient. Il peut y avoir des moments idéaux sur ce mode, mais l'harmonie du déroulement de l'analyse n'est pas constante. Nous voudrions évoquer deux cas de figure, celui de l'agir de parole au sens de Jean-Luc Donnet
et surtout celui de la réaction thérapeutique négative. L'agir de parole. L'agir de parole prend la valeur d'une demande d'aide, d'un appel, d'un cri verbalisé en somme, qui sollicite directement l'analyste. Ces agirs de parole correspondent à des moments de désorganisation, tant de crises momentanées mais assez typées, qui ont en retour un certain pouvoir de désorganisation sur l'analyste, lequel ne dispose pas forcément des repères historiques suffisants pour une interprétation de transfert. S'il interprète, cela ne rétablit pas un fonctionnement plus associatif chez le patient qui continue à demander directement de l'aide. S'il se tait, le patient insiste sur le même mode et sa crise, sa désorganisation s'accentue. La recherche de l'analyste, guidée par ce qu'il éprouve contre-transférentiellement, va l'amener à donner au patient des paroles susceptibles de lui faire retrouver le contact avec lui-même, avec son propre psychisme et avec son analyste. Au lieu de le laisser réclamer une aide qui lui serait transfusée et ne peut être que lui être refusée, faute d'être possible, l'analyste est obligé de développer une contre-parole que le patient puisse investir. Il la trouve juste ou non pour rattraper le moment de désorganisation qu'il traverse. Contre-parole offerte au patient comme objet d'investissement instantané. Ces contre-paroles de l'analyste sont généralement de l'ordre d'hypothèses personnelles sur ce qui a pu troubler le patient. Des constructions non pas tant historiques, mais portant sur des éléments qui ont pu avoir une valeur désorganisatrice récente. Ce que vous me demandez me fait penser que je ne vous ai prévenu de mon absence de la semaine prochaine qu'il y a 2 jours seulement. C'est souvent le sentiment d'un moment d'éloignement de l'analyste ou d'incompréhension qui induit un agir de parole. Devant le cri du patient, devant son acting en parole, l'analyste contre-parle, prenant le discours du patient à bras-le-corps. Ce faisant, il se montre et renforce le versant relationnel du transfert, c'est-à-dire l'investissement de sa personne avec la valeur réorganisatrice que cet investissement peut comporter. Réaction thérapeutique négative. Elle peut être considérée comme résultant d'une rupture de continuité, d'une crise qui ne se rattrape pas malgré les interprétations de l'analyste ou ses contre-paroles. Les échecs des interprétations et interventions de l'analyste témoignent et font partie de la réaction thérapeutique négative. Denise Braunschweig et Michel Fain l'évoquent ainsi. Alors que le patient a fourni des associations et l'analyste des interprétations, curieusement, ces interprétations amènent un effet paradoxal. Au lieu de donner lieu à un enrichissement du discours, à de nouvelles remémorations, à des associations, à des récits de rêves, etc., on dirait qu'elles éteignent les réminiscences et effacent les traces mnésiques du refoulé secondaire. On se trouve devant un fonctionnement mental en voie de dégradation, tournant à vide, répétitif, monotone. Le caractère répétitif des propos du patient plaide pour le rapprochement de la réaction thérapeutique négative avec les états traumatiques au cours desquels le débordement par l'excitation de l'appareil psychique se maintient tant qu'une voie nouvelle pour l'investissement ne s'est pas ouverte.
ou que des objets nouveaux n'ont pas été investis. L'extinction des réminiscences, l'effacement des traces mnésiques évoquées par Michel Fain et Denise Brunschweig fait partie des états traumatiques massifs, mais aussi des états traumatiques plus transitoires au cours desquels le sujet dit avoir oublié. Stendhal l'avait nommé sur lui-même. Le trouble extrême chez moi détruit la mémoire. L'issue d'un état traumatique passe par l'investissement d'objets nouveaux, de personnes bien entendu, mais aussi d'objets psychiques ou de phénomènes corporels. Stendhal encore écrivait « Entre le chagrin et nous, il faut mettre des faits nouveaux, fût-ce de se casser un bras. » Cela se transpose ainsi. Entre un état traumatique et nous, il faut mettre des faits nouveaux, fût-ce se casser un bras ou tomber malade. De ce point de vue, il faut prendre en considération la valeur économique des transferts latéraux dans l'équilibre de l'accu. Considérons donc que la réaction thérapeutique négative relève d'une surcharge économique, d'une surcharge d'excitation que le patient n'arrive pas à élaborer malgré les interventions de son analyste. Cet excès d'excitation, criant, même s'il est réprimé par la répétition ou la monotonie, l'effort pour s'en vider l'esprit, peut avoir différentes sources. L'une fréquente, que les analystes préfèrent ne pas s'avouer, est la conséquence de leur façon de faire, de leur façon d'être avec ce patient-là. Excès de silence, provoquant chez le patient une excitation par défaut, par manque de soutien à l'élaboration psychique de leur conflit, erreur technique ou contre-transférentielle, comme la suppression répétée de séances ou de retard. Des interprétations sauvages ou tombant à côté, laissant penser au patient qu'il n'est pas entendu, mais lâché. Ce peut être un accident de vie qui touche le patient, mort inopinée, licenciement, rupture sentimentale brutale, imprévisible, etc. En troisième lieu, ce peut être la conséquence d'un changement dans l'économie de la cure elle-même, conduite jusque-là sans erreur manifeste ni discontinuité. C'est alors la levée d'un refoulement jusque-là presque étanche qui ramène au jour une fantasmatique très excitante que son adresse à l'analyste rend difficile à supporter et que l'élaboration interprétative n'arrive pas à tempérer ni à mettre en forme. Le point commun aux différentes formes de réactions thérapeutiques négatives et qu'elles poussent le patient à quitter l'analyse. C'est même, en pratique, ce qu'il a défini. L'expression de sentiments hostiles par le patient à l'égard de son analyste n'exprimant souvent qu'une forme d'attachement paradoxal. La fuite du patient est ce qui se produit si l'on n'arrive pas à contrer l'état traumatique qui sous-tend la réaction thérapeutique négative. L'expression d'une certaine agressivité du patient ne constitue pas forcément une réaction de négativité. Elle peut même avoir une valeur provisoirement réorganisatrice par l'investissement d'objets qu'elle représente. À l'inverse, un investissement trop chaud, passionnel, de la part du patient peut avoir un effet désorganisateur pour le processus psychanalytique et constituer une réaction thérapeutique négative. Denise Brunschweig a même pensé qu'un excès de bienveillance de l'analyste pouvait être à l'origine d'une réaction thérapeutique négative. Je la cite. L'un de nous, à partir de la remarque de Freud en 1937, sur l'impossibilité pour un psychanalyste d'être volontairement agressif avec un patient, a tenté d'imputer des difficultés techniques
apparenté à la réaction thérapeutique négative, à un excès de bienveillance dans la neutralité du psychanalyste. Cet excès de bienveillance aurait l'effet d'un trop de présence. C'est Denise Brunzweig et Michel Fain qui ont écrit ça. Nous dirions d'une surcharge d'excitation liée à la présence physique de l'analyste, le trop de bienveillance étant ressenti comme une rupture séductrice de la neutralité. Alors, autre aspect, l'actualisation traumatique et la contre-parole. Naturellement, l'analyste est soumis au fait que, le plus souvent, au lieu de se remémorer, le patient agit, reproduisant des configurations relationnelles d'autrefois qu'il adresse maintenant à l'analyste. C'est Freud. Parmi ces situations, certaines ont été traumatiques et leur reviviscence transférentielle actualise ce traumatisme. L'analyste ne se trouve plus en face d'un conflit dont il est possible d'interpréter les éléments et de permettre au patient de le reconfigurer. En fait, on ne peut analyser un traumatisme qu'après coup, après que le fonctionnement psychique a retrouvé une certaine organisation. Qu'il soit actuel ou résulte d'une réactualisation, l'état traumatique, l'excitation chaotique qui le caractérise, ne permet pas l'interprétation. Dans les états de crise aiguë, l'analyse n'est pour ainsi dire pas utilisable, écrit Freud. L'analyse, c'est-à-dire l'interprétation. Paulette Letarte exprime de façon énergique cette inadéquation de l'interprétation que le patient ne peut utiliser lorsqu'il y a un débordement économique. Voilà ce que dit Paulette Letarte. Si je suis plongé dans l'eau bouillante, et que vous me dites que cela représente le feu de mes passions, il pourrait s'agir d'une interprétation tout à fait juste, mais elle serait inopportune. Encore faudrait-il que je sois revenu à une température à peu près normale pour pouvoir penser. La réaction thérapeutique négative pousse le patient à fuir l'analyse, à raison même de la violence qu'elle contient. La fuite l'agit tout en protégeant l'analyste d'une violence directe. Cependant, l'excitation traumatique soulevée au cours d'une séance d'analyse peut tendre à s'exprimer par le cri d'un passage à l'acte, sorte de hurlement silencieux. Il arrive que l'analyste le sente venir et puisse intervenir pour en éviter le surgissement. Michel de Musan racontait volontiers ce qui lui était arrivé un jour. Une patiente, susceptible de moments psychotiques, venait à heure fixe et parlait d'une émission de radio qu'elle écoutait fidèlement en direct, Grégoire et Amédée. C'était un dialogue. Elle était persuadée que de Musan était l'un des deux fantaisistes de l'émission. Un changement l'amène à venir à ses séances à un horaire inhabituel. Elle arrive, armée d'un transistor et d'un pistolet qu'elle sort de son sac. Elle allume son poste de radio et l'on entend Grégoire et Amédée. Donc, son analyste n'est pas l'un d'eux. À la fin de l'émission, vous aurez cessé de vivre, annonce-t-elle. Et elle écoute Grégoire et Amédée, tenant d'une main son transistor et de l'autre le pistolet. Le temps passe. Puis Michel de Musan intervient. En écoutant votre émission, au lieu de faire votre séance, vous perdez de l'argent. La patiente acquiesce et range son arsenal. Peut-on dire d'une telle intervention qu'elle est de l'ordre d'une interprétation ? Non, elle a ramené l'investissement de la parole, elle a ramené l'investissement de la patiente à la réalité de la séance, à la présence de la réalité de son analyste. Nous pouvons imaginer
que l'analyste avait eu l'occasion de connaître l'importance des questions d'argent pour sa patiente et que l'invocation de l'argent, risquant d'être perdue, animait un investissement à valeur organisatrice. On trouve chez Paulette Le Tartre un exemple de contre-parole particulièrement éloquent. Une patiente qu'elle reçoit après que celle-ci a agressé physiquement plusieurs analystes arrive exaspérée à la séance dans une sorte d'atmosphère de passage à l'acte. Paulette Le Tartre nous indique, et je la cite, « Je comprends que dans des moments d'exaspération, vous ayez envie de passer à l'action. Supposons que vous ramassiez les coussins qui sont derrière vous et que vous les lanciez au milieu de la pièce. » La patiente écoute, intéressée. Elle dissimule à peine un sourire espiègle. L'analyste poursuit. « Il est certain que je n'intercepterai pas les coussins. Nous avons dépassé l'âge des batailles d'oreillers. Mais qu'est-ce qui se passerait alors ? Je ne sais pas. Une seule chose est certaine, c'est que je cesserai de penser à vous et que je penserai à mes coussins, et vous ne me payez pas pour ça. » La patiente a dit qu'elle avait failli s'engouffrer dans ce passage à l'acte. À l'évocation d'une mère interdictrice qu'il lui fallait chasser. Il ne s'agit pas là non plus d'interprétation, mais d'une prise par des mots sur un état intérieur de la patiente. Là aussi, la réalité de la situation réciproque de l'analyste et du patient est resituée. Vous ne me payez pas pour ça. Puissance irrésistible de la quantité. Dans toute la première partie de Analyse sans fin et Analyse avec fin, Freud montre bien comment les crises dans l'analyse, les résistances et la réaction thérapeutique négative dépendent de la dimension quantitative, de la force des pulsions, de la quantité. Et combien un patient, dans ses résistances, répugne à abandonner un système d'investissement qui risquerait de le plonger à nouveau dans la désorganisation. Le point de vue économique suffit. Il n'est nullement nécessaire de faire intervenir la pulsion de mort, ce que Freud fait pourtant. De la même manière, l'idée d'un roc biologique sur lequel buterait l'analyse n'est pas nécessaire pour rendre compte du refus de la passivité. La passivité redoutée est celle de la valeur traumatique de l'excitation libidinale lorsqu'elle perd ses attaches à un système de représentation, de refoulement et de répression, lorsqu'elle ne parvient pas à s'investir et à conduire à une expérience de satisfaction. Ce débordement par la quantité peut entraîner la défaite du sujet, sa désorganisation, laissant le patient seul, désorienté, incapable de se diriger. Mais cette angoisse dépersonnalisante peut trouver une solution dans une sorte de suicide moral, le sujet s'immolant à lui-même et se confiant entièrement à un autre, gourou, chef de bande, partenaire sexuel ou psychanalyste. Certaines formes de transfert passionnel relèvent d'une sorte d'aliénation de cet ordre, très difficile à traiter pour l'analyste qui en est l'objet, mais que, théoriquement du moins, celui-ci peut résoudre s'il en perçoit la valeur reconstructrice. Je vous remercie de votre attention. Siamo noi che ringraziamo Paul Denis per questo lavoro che sicuramente pone un sacco di questioni e di sollecitazioni. Come avevamo detto, fermiamoci 5 minuti in modo da dare la possibilità alla nostra traduttrice di prendere fiato.
Vi invito a non disconnettervi, lasciamo tutto come sta e fra 5 minuti ci ritroviamo. Per porre delle domande a Paul Denis, però rinviamo la discussione a dopo. Passiamo invece subito alla relazione di Antonio Alberto Semi, percorsi, soggettività e individualità nella cura. Vado. Posso andare? Alberto, a te la Sì. parola. Beh, cari colleghi, questo incontro che oggi è a distanza e, come ha detto Patrizia Paiola all'inizio, si teneva tradizionalmente in presenza a Venezia. Perciò non stupitevi se in omaggio a questa tradizione all'inizio vi ricorderò un detto popolare veneziano al quale nella mia relazione cercherò di attenermi. Questo detto dice: un sotto e un orbo non fa un guaio, cioè uno zoppo e un cieco combinati assieme non fanno un uomo sano. Dentro di me questo ironico detto si collega alla massima attribuita a Guglielmo da Occam, secondo il quale entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, come dire che le teorie non devono essere moltiplicate se non è necessario farlo, e soprattutto non ci si deve illudere che elaborando due teorie mancanti, deficitari, un sotto e un orbo, appunto, e poi mettendole assieme diventino una buona teoria. Non cercherò perciò consolanti concordanze tra teorie diverse o amalgami bizzarri tra elaborazioni che hanno presupposti o postulati o assiemi di base, come volete chiamarli, diversi tra loro e in un certo senso in concorrenza. Cercherò piuttosto, per chiarezza, di distinguere il livello osservativo e descrittivo da quello più propriamente teorico. E anzi, sempre a scopo di chiarezza, spiegherò subito l'accezione nella quale userò i primi due termini che costituiscono il tema di questa relazione, la soggettività e la individualità. Poi arriveremo alla cura, che è il terzo termine del discorso. Soggettività, innanzitutto, è il termine che indica qualcosa che si contrappone alla oggettività, alla dimostrabilità, alla teoria basata su evidenze, come si dice con una traduzione sbagliata di evidence, che vuol dire invece prova. Soggettività che si collega invece a arbitrarietà, all'affermazione di qualcosa solo perché la si sente e al di fuori, almeno all'inizio, di qualsiasi pretesa cosiddetta razionale. Soggettività intesa, insomma, come somma momentanea di movimenti psichici assai diversi, che a livello conscio, badate, punto di vista topico, che a livello conscio possono configurarsi come idee, come fantasie, ricordi, sentimenti, emozioni, con l'insieme dei quali contenuti e movimenti al momento, nel presente, ci si identifica, ma ci si identifica nel solo senso di ritenere giustificato l'uso della prima persona, ikke tmunk, ma non sicuramente altrove o prima. Come dire che quel che si sta per dire o che si sta pensando è proprio, personale, anche se si tratta di una proprietà assolutamente effimera, ma anche e proprio per questo essenziale. Soggettività è poter riconoscere che in questo momento io sono così, che mi passano per la testa questi pensieri e questi sentimenti, anche se so che certamente tra un po' e anche tra pochissimo non sarò più quello lì, avrò inevitabilmente altri pensieri, come collegati o meno con i precedenti, magari credo di sapere,
e però anche non so. La soggettività è dunque come un fatto che topicamente si manifesta a livello conscio, ma che proprio per le proprie caratteristiche segnala l'esistenza di qualcosa che conscio non è e che dunque è inconscio. La soggettività, infine, ma last but not least si usa dire, soggettività che non suppone o non implica alle proprie spalle alcuna ontologia e dunque alcun soggetto, e che anzi ci ricorda e in qualche modo testimonia la necessità che le nostre costruzioni teoriche, cioè la loro forma conscia, conservino la consapevolezza di essere delle impalcature costruite da noi. Voglio con ciò sottolineare che il concetto di impalcatura, di contro a quello di edificio, non riguarda solo l'apparato psichico di contro al corpo o al sistema nervoso, ma riguarda qualunque tipo di sostanzializzazione in accordo del resto con la famosa affermazione di Breuer, che era stata peraltro condivisa da Freud, secondo la quale è fin troppo facile cadere nell'abito mentale di supporre una sostanza dietro un sostantivo. Se su questa soggettività, che alla coscienza critica appare arbitraria, transitoria, effimera, ma che evidentemente è necessaria e comunque ineliminabile, sulle crepe di questa soggettività, sulle sue coloriture affettive, sulle sue coerenze e sulle sue cadute e deficienze, si basa il nostro singolare lavoro che utilizza questa fragile base per superarla. Ma forse solo per il nostro lavoro in fondo poco importerebbe. Il fatto è che su questa soggettività si poggia l'essere umano nella sua vita reale, quotidiana. Come potete notare, non ho perciò parlato di soggetto. Al di là delle necessità grammaticali, che ovviamente vanno rispettate, ma anche riconosciute per tali, mi chiedo infatti se parlare di soggetto in psicoanalisi abbia un senso. Certamente glielo si può attribuire se si pensa alla mole di contributi prodotti a questo proposito, ma mi chiedo, c'è davvero la necessità di questa categoria? O anche, non è che questa categoria sia sintonica a un certo universo culturale, ad esempio quello delle scienze sociali o anche della filosofia, ma risponda allora più a un'esigenza culturale che a una scientifica nostra propria? Insomma, l'interrogativo è anche qui quello di Guglielmo da Occam, cioè se sia necessario aggiungere o no una teoria. E aggiungo che la soggettività è invece, per così dire, un fatto. La soggettività è constatabile, condividibile, soprattutto sperimentabile da ciascuno di noi, anche se ovviamente valutabile diversamente, molto diversamente e anche molto diversamente in base a diversi criteri. Ma insomma, la soggettività è comunque un fatto, mentre il soggetto è una categoria. E io non sento la necessità di aggiungere questa categoria al nostro armamentario concettuale già fin troppo fornito. Per restare ai fatti, veniamo allora al secondo termine di questa relazione, la individualità. Termine difficile e in qualche modo inconsueto in psicoanalisi. La parola contiene il concetto di indivisibilità, di impossibilità di divisione di un oggetto, pena la perdita di quello che lo caratterizza. Vista poi da fuori, dall'esterno, l'individualità è ciò che consente la individuabilità, cioè quel modo di camminare, quel tipo di accento, quel stile di vestiario, quel modo di parlare, perfino quel profumo, ci permettono di riconoscere un altro già da lontano. Si può individuare l'individuo, cioè l'intero, da una sua parte, perché si sa che è individibile e dunque se ne percepisco una parte ci sarà anche tutto l'intero. Ho sentito che di là c'era X che parlava e allora la voce ha individuato X. Naturalmente con la possibilità di tutta una serie di errori conoscitivi o di incertezze. E poi, visto anche
anziché udito da fuori, un individuo occupa uno spazio che nessun altro può occupare e uno spazio che l'individuo stesso sa di non poter condividere con nessun altro. Voglio con ciò dire che ogni ipotesi di fusione, confusione, simbiosi, diade e così via è una costruzione astratta, non un dato percettivo. Ed è bene tenere presente costantemente questa differenza. Quando già nel progetto Freud stabilisce un quadro per l'intendersi, quella la Verständigung, lo fa a partire da un dato percettivo. Lì ci sono due esseri umani, il neonato e il soccorritore, due individui. Questo è un dato concreto, percepibile. Come questi due poi possano intendersi e a partire da quale situazione individuale e interpersonale possano intendersi, questo è il problema che implica uno sforzo teorico che non è privo di rischi. Viceversa, il problema delle costruzioni teoriche che partono dalla concezione di una unica unità, la fusione, la diade, la simbiosi, eccetera, dalla quale si differenzierebbero due unità, è quello di correre il rischio del diniego del dato percettivo. Quanto al dato due individui, più di 20 anni dopo il progetto, Wittgenstein, all'inizio della prefazione del Tractatus Logico-Philosophicus, scrive che questo libro, sto citando, questo libro forse comprenderà solo colui che già a sua volta ha pensato i pensieri ivi espressi, o almeno pensieri simili. Esso dunque non è un manuale. Conseguirebbe il suo fine se piacesse, e notate, sottolineo questo richiamo al piacere, ad uno che lo legga e lo comprenda. Descrizione mirabile e mirabile delimitazione. Cioè due persone, l'autore e il lettore, possono comprendersi solo se entrambi hanno in qualche modo già pensato i pensieri contenuti nel libro. Ecco dunque qui la questione che ho appena indicato del a partire da quale situazione due esseri umani possano intendersi. Il Nebenmensch deve aver pensato pensieri simili per poter comprendere l'attività di pensiero del neonato urlante. E di più, il fine del libro di Wittgenstein è quello di procurare piacere al lettore in grado di comprenderlo. L'esperienza di soddisfacimento che Freud descrive e cerca di spiegare. Ossia, mi sembra che la descrizione di Wittgenstein sia in qualche modo sovrapponibile a quella dell'Edgeworth del progetto, anche se evidentemente si colloca tra due adulti e in un contesto diversissimo. E la riporto qui perché mi aiuta a mettere in evidenza il fatto che l'intendersi tra due individui, appunto, è dunque una possibile condizione umana svincolata da considerazioni temporali. Che si tratti di un neonato con un Nebenmensch, possibile soccorritore, o di un filosofo con un lettore colto, il processo è il medesimo e la finalità è quella dell'ottenimento del piacere. Freud, però, rispetto a Wittgenstein, aveva sottolineato un elemento in più. L'intendersi è una necessità umana provocata dal bisogno insoddisfatto di uno dei due individui. Come vedete, mi mantengo sul terreno dei fatti percepibili. L'individuo, ossia un essere delimitato anche spazialmente, può avere e di fatto ha bisogno dell'altro. E questo bisogno è anche duplice, nel senso del bisogno di trovare qualcun altro che soddisfi i suoi bisogni individuali. Insomma, l'individuo, con tutte le caratteristiche che ho indicato, non è autosufficiente. E la non autosufficienza si manifesta in modo drammatico tramite il bisogno. Però i due bisogni sono differenti. Cercherò di pensare come si possa pensare la questione del bisogno individuale. E qui, visto che il tema mio di oggi è quello di soggettività e individualità nella cura, sto entrando nell'osservazione del terzo termine
e sto ponendo l'interrogativo relativo al bisogno nel nostro lavoro. Quale bisogno deve poter essere soddisfatto nella cura perché ci si possa intendere? Che rapporto si costituisce tra il bisogno e il desiderio? E a questo proposito, che ne è della famosa regola della frustrazione? Riguarda questa regola anche i bisogni o invece è legata alla dinamica dell'espressione e della ricercata soddisfazione del desiderio sessuale e magari del desiderio sessuale rimosso? Insomma, mi sto ricollegando a un filo di pensieri che riguardano la psicoanalisi come metodo realistico. E la realtà è che l'essere umano non è solo un essere desiderante, ma anche un essere bisognoso e non autosufficiente. A pensarci, è un ben strano destino quello del bisogno in psicoanalisi. Fin dall'inizio, sia nel senso evolutivo, l'inizio dell'individuo, sia nel senso dell'inizio della storia della nostra teoria, il bisogno ha un ruolo contemporaneamente importante e secondario. Importante perché su di esso si appoggia l'operazione di differenziazione che ad esempio il neonato compie passando dalla fame, cioè il bisogno di cibo, al piacere conseguente alla soddisfazione del bisogno e poi dal piacere all'amore e man mano alla costituzione dell'oggetto e anche all'autoerotismo e così via. Ma finita questa operazione che inizialmente è di appoggio, dove va a finire il bisogno? È un interrogativo legittimo perché presi come siamo stati tutti, che è un raro caso di unanimità psicoanalitica, presi come siamo stati tutti dalle vicissitudini del dispiegarsi dell'attività psichica, sembra quasi che il bisogno sia passato in seconda fila, relegato magari in quell'universo controverso che è il corpo, detta tra virgolette. Ancora nel 1938, nel compendio, Freud scrive così: il primo organo che si manifesta come zona erogena e avanza alla psiche una richiesta libidica è fin dalla nascita la bocca. All'inizio ogni attività psichica è preposta a procurare soddisfacimento ai bisogni di questa zona. Essa serve naturalmente in prima istanza all'autoconservazione attraverso il nutrimento. Ma non è lecito scambiare la fisiologia con la psicologia. E prosegue così. Assai per tempo, nella caparbia ostinazione con cui il bambino continua a ciucciare, si palesa un bisogno di soddisfacimento, che nonostante provenga e sia stimolato dall'assunzione del cibo, persegue tuttavia il piacere indipendentemente dalla nutrizione e per questo motivo deve e può essere chiamato sessuale. Si noti che qui Freud parla, ed è importante, di un bisogno di soddisfacimento. Dunque, da un bisogno si passa allo stato di due bisogni, ossia notate, anche quello sessuale è un bisogno. Nel frattempo, cioè dal 1895 al 1938, il destino teoretico del bisogno, la sua collocazione nella costruzione delle teorie, si era però andato assestando all'interno della discussione del problema delle pulsioni di autoconservazione e di quello delle pulsioni del Dio. Se non che in tal modo si è rischiato, a mio parere, di sorvolare sulle minute dinamiche psichiche del bisogno in quanto tale. Mi sembra lecito infatti interrogarci sul percorso e sul lavorio psichico che consente, a partire dall'inconscio, di costituire nel preconscio e nella coscienza le rappresentazioni conseguenti, la rappresentazione fame, sete, bisogno di evacuare e così via, con il correlato lascia passare alla attività motoria. Che cos'è accaduto? Che lavoro ha svolto l'apparato psichico perché alla coscienza possa apparire questa rappresentazione o questo insieme di rappresentazioni? E quali affetti si collegano ad esse? Si tratta di domande che hanno un presupposto teorico importante
che voglio segnalare e che è appunto quello della individualità. L'individuo è uno e non vale spostare l'attenzione sulla fisiologia o sul corpo, come viene spontaneo di fare a tutti. È dentro l'individuo che si sviluppa un lavoro psichico che porta alla costituzione della rappresentazione fame, non dentro due realtà diverse. Mi rifaccio, se volete, all'ovoide disegnato da Freud nell'Io e l'Es nel 1922, che se si può vedere nello schermo è una unità. È un'unità senza aperture o aree che implichino altre realtà. Del resto, se lo fate vedere, se scorre, ecco, vedete che è un tutt'uno, non ha aperture da nessuna parte. No? È un'unità senza aperture che implichino altre realtà. E del resto lo stesso Freud, per illustrare la cosa, sostiene che questo disegno rappresenta un individuo, non, notate, un apparato, cioè una parte dell'individuo, ma l'individuo. E come vedete, allora siamo passati dalle caratteristiche dell'individuo alla questione del bisogno. E ora stiamo tornando all'individuo e alla individualità tramite le domande relative al bisogno, alle dinamiche del bisogno. Queste domande hanno sia allora un presupposto teorico, ma poi anche varie implicazioni cliniche, in parte anche molto attuali. Stando sul piano osservativo e descrittivo, infatti, dobbiamo innanzitutto notare che molti adulti oggi non hanno alcuna esperienza di svariati tipi di bisogno. Prendo come primo esempio la fame perché è più probabile che molti di noi l'abbiano provata almeno episodicamente quando erano neonati. Ma poi, l'hanno più provata? E non parlo, guardate, evidentemente dell'appetito o del buco nello stomaco per un pasto saltato, che hanno certamente a che fare con la fame, ma solo alla lontana, cioè come segnali e non come bisogni veri e propri. Ma dico invece la fame vera e propria, quella che fa sentire che non solo c'è bisogno urgente di cibo, ma che quel bisogno ha a che fare con la vita. Con la vita, notate, se non viene soddisfatto, non solo non c'è il piacere, ma c'è la morte, ossia non ci sarà più l'individuo. Quanto alle possibili implicazioni cliniche attuali, penso che molti dei nostri futuri o attuali pazienti, provenienti anche da altre aree umane del globo, abbiano sperimentato duramente, anche da adolescenti o da adulti, cosa significhi aver fame. Ma noi, che non l'abbiamo più provato, saremmo in grado di riconoscere e riprovare con loro la drammaticità del bisogno? E badate, non per una pur apprezzabile, solidale condivisione, ma per comprendere davvero che spazio occupa e di che vicende sia, per così dire, protagonista il bisogno nell'attività psichica di costoro, ma anche nostra. A proposito di clinica, ricordo, ma non mi soffermo qui, sui bisogni dei pazienti nevrotici in analisi e sul problema che spesso si pone relativamente alla loro soddisfazione, ad esempio anche a proposito dell'uso del bagno, che talora pone appunto al terapeuta l'interrogativo relativo. Si tratta di un segnale con contenuto simbolico, la richiesta di andare in bagno, o solo di un bisogno, o, come capita più spesso, trattandosi di entrambe queste possibilità, allora si pone il problema di come interpretare questa una possibilità senza negare l'altra, come interpretare il livello simbolico senza negare il bisogno. Poi naturalmente bisogna dire che c'è bisogno e bisogno. Non posso qui fare tutta una tipologia dei bisogni e quindi mi limiterò a sostenere che, per così dire, ci sono bisogni con direzione dell'oggetto del bisogno da fuori a dentro e altri da dentro a fuori. Aria, cibo, liquidi richiesti dall'esterno o prodotti da esternare.
con la differenza fondamentale che i primi, quelli che necessitano un intervento dall'esterno, implicano necessariamente una dipendenza dall'ambiente, mentre i secondi non la implicano necessariamente. Si tratta però in ogni caso di soddisfare il bisogno per mantenere una certa stabilità. Però il nostro problema è quello dello stimolo sempre interno che attraversa l'individuo fino a giungere alla coscienza e appunto a raggiungere la possibilità dell'attività motoria. Grosso modo possiamo notare in prima approssimazione che questo tragitto avviene per lo più senza grandi grattacapi apparenti, nel senso che per lo più l'individuo arriva comunque a sapere, cioè a esperire consciamente, che ha fame, che ha sete, bisogno d'aria, bisogno di evacuare o di mingere, anche se, come sappiamo, lo stimolo non diventa mai una endopercezione pura, ma questa è sempre anche caratterizzata da quello che chiamiamo uno stile personale. In ogni caso, si tratta di percezioni che implicano una attività conseguente, per lo più senza che coscientemente questa attività venga avvertita immediatamente come necessaria per la vita. Infatti, come avevo notato poco fa, solo nei casi estremi il bisogno, cioè il binomio bisogno-vita, bisogno-morte, si impone all'osservazione. Eppure tutte queste attività sono condizioni necessarie alla prosecuzione della vita e l'interruzione di una sola di esse provoca la morte, cioè l'interruzione di una sola di esse provoca la scomparsa dell'individuo. E ancora bisogna notare come queste percezioni si costituiscano nella coscienza dopo percorsi che in qualche modo possiamo attribuire a quella parte dell'apparato psichico che ora a volte viene chiamato, anche nel nostro recente congresso, chiamiamo inconscio non rimosso. Intendo dire che in ogni caso la percezione è sufficientemente chiara da, per così dire, prescrivere all'individuo un'attività finalizzata a modificarla, quasi che non fosse determinante l'interazione con i vari meccanismi di difesa dell'io che costituiscono per ciascuno quella che viene chiamata equazione personale. Certo, la fame e anche il semplice appetito potrà essere collegata in vario modo a vicende individuali, in massima parte inconsce, perché soggette al lavorio dell'inconscio rimosso. Ma a differenza dei desideri, espressione di una dinamica sostanzialmente investita di energia dalle pulsioni di vita, non subirà, e altrettanto accade per gli altri bisogni, un camuffamento tale da impedire all'individuo di riconoscerla. Semmai esiste tutta una patologia delle funzioni vitali e dei bisogni che le esprimono, per poterle continuare. Questa patologia è caratterizzata dalla contemporanea presenza alla coscienza del bisogno e delle reazioni ad esso. Che si tratti dell'anoressia o dell'asma, della stipsi cronica o del globo vescicale, cioè che si tratti di patologie gravi o di sintomi anche per così dire tollerabili. Questo è il campo che mi sembra possa essere definito come quello della patologia della individualità e che mi sembra conseguente al conflitto tra dinamiche caratteristiche della soggettività, tipicamente affrontate nel nostro lavoro, e dinamiche della individualità. Come se, ritornando per comodità all'ovoide che vi ho fatto vedere prima, quello del 22, i contenuti delle due aree, quella del rimosso e quella del non rimosso, potessero, per così dire, incontrandosi, generare dei conflitti, ma anche potesse accadere la dilatazione di un'area a spese dell'altra. Sto indicando, come vedete, delle prospettive, dei punti di vista teorici, chiedendomi e chiedendovi se questi punti di vista possano aprire delle linee di ricerca. Mi sembra che questo modo di pensare consenta di essere abbastanza realisti. Ma prima di concludere, voglio soffermarmi brevemente su due bisogni particolari che a mio parere devono attirare la nostra attenzione.
il bisogno sessuale e il bisogno di pensare. Sono bisogni ai quali in generale non pensiamo in questi termini. Ad esempio parliamo spesso di sessualità e di psicosessualità, ma in generale non si considera, come invece faceva Freud ancora nel 38, è il passo che vi avevo letto prima, non si considera quello sessuale come un bisogno. Quanto al pensiero, assai raramente viene considerato come un bisogno. Eppure l'individuo non potrebbe esistere se non avesse un'attività di pensiero, e anzi tutti consideriamo questa attività quella che ci qualifica come esseri umani viventi. Infatti pensiamo sempre, giorno e notte. Anzi, non possiamo non pensare, così come non possiamo non respirare, non mangiare, non bere e così via. L'assenza di un'attività di pensiero ci fa dire che siamo in presenza di un cadavere. Ebbene, se consideriamo questi due bisogni per quel che sono, possiamo riflettere sulla prospettiva che prima ho indicato. Cosa può accadere, ad esempio, se il bisogno sessuale non si intreccia e non si informa con le dinamiche pulsionali che portano alla formulazione del desiderio psicosessuale? Non diventerà in questo caso il bisogno sessuale qualcosa di avvertito a livello della coscienza come gli altri bisogni, e dunque come qualcosa non solo di imperioso, ma anche di obbligatorio, e dunque indifferente alle caratteristiche dell'oggetto che potrebbe soddisfarlo, ma anche relativamente indifferente rispetto al tipo di soddisfazione ottenuta? Noi spesso pensiamo alle dinamiche narcisistiche che possono condizionare le scelte e le attività sessuali. Ma se invece pensiamo a dinamiche di bisogno, non ci potrebbe essere addirittura un possibile e grave conflitto tra dinamiche narcisistiche da un lato e dinamiche di bisogno dall'altro? Le descrizioni delle proprie condotte sessuali che ci fanno spesso oggigiorno i nostri pazienti non sono anche descrizioni di vicende legate alla soddisfazione del bisogno, a proposito delle quali letteralmente non ha senso interpretare delle dinamiche inconsce che non hanno avuto luogo? Ben inteso, dinamiche inconsce ci sono state, ma di un altro tipo, tutto secondo me da indagare. E fin qui credo che ne potremmo discutere abbondantemente, ma quando invece ci volgiamo a prendere in considerazione l'altro bisogno, il bisogno di pensare, le cose si complicano, perché questo bisogno può avere solo una soddisfazione soggettiva e, per giunta, non una soddisfazione tramite un oggetto concreto, ma tramite una relazione. Che si tratti di una relazione con un Nebenmensch, cioè appunto con un estraneo soccorritore, in questo caso, o anche di una relazione interiore, una relazione tra catene di rappresentazioni presenti nell'inconscio. Le vicende della costituzione delle relazioni con gli oggetti possono anche essere lette da questo punto di vista, chiedendoci cioè come e in che misura esse soddisfino anche il bisogno di pensare, o viceversa chiedendoci quando questo bisogno viene davvero soddisfatto. In questa prospettiva la pulsione di vita Eros, nella misura in cui costringe a stabilire legami, è anche garante della possibilità, ma solo della possibilità, badate, di soddisfazione del bisogno di pensare. Tutto questo penso ci possa fertilmente interrogare circa l'uso del nostro metodo psicoanalitico e circa la tecnica che ne discende. Ci sarebbe qui spazio per tutta un'altra relazione, ma mi limiterò all'indicazione di alcuni interrogativi che questa prospettiva di pensiero può porre nella e alla nostra attività clinica. Innanzitutto una serie di interrogativi, per così dire, microscopici, relativi al come sia possibile che uno stimolo giunga praticamente intatto alla coscienza per disegnare un bisogno. Eppure passa per l'inconscio, anzi è inconscio fin dall'inizio. Vuoi forse dire che non è soggetto alle vicissitudini del processo primario?
O dobbiamo invece rileggere le regole del processo primario, vedendole per quel che sono, appunto, delle regole, e cercando di capire il modo mediante il quale queste regole non solo consentono, ma forse addirittura garantiscono che il processo di pensiero giunga funzionando alla soglia della coscienza e quindi alla necessaria conquista della motività. Molte pagine dell'interpretazione dei sogni e della metapsicologia potrebbero essere allora rilette per cercare di rispondere a questi interrogativi. Io personalmente ho sempre pensato che la prima topica e la seconda vadano integrate, anche nel senso che la prima consente una visione microscopica legata alle dinamiche delle rappresentazioni e che la seconda consente di integrare quelle dinamiche all'interno di una prospettiva più ampia che comprende tutto l'individuo, appunto tutto l'individuo. La soggettività può essere compresa meglio, minutamente, all'interno di una visione tipo prima topica, ma rischia di essere immiserita se non viene vissuta nella cornice della individualità. E allora questo pone a noi stessi delle domande alle quali possiamo sempre dare delle risposte provvisorie, ma le risposte provvisorie, come sapete, possono essere utili. Come percepiamo noi la realtà del nostro cliente, del nostro paziente possibile? Come possiamo rispettare e riconoscere la sua individualità e contemporaneamente la sua soggettività? Come può lui e noi con lui riconoscere davvero i propri bisogni per quello che sono? E anche per quel tanto di umiliante che può implicare a livello dell'equilibrio narcisistico lo stato di necessità, la impossibilità di alternativa, perché non c'è alternativa ai singoli bisogni. E contemporaneamente, invece, come può il paziente e noi con lui avvertire la grandiosità che è implicita nella capacità di rispettare davvero quel che si è, per poter infine provare costantemente ad allargare i propri limiti? Oppure, interrogativo un po' demoralizzante rivolto a noi altri stessi, non è forse più economico pensare in termini di corpo e mente e collocare nel corpo i bisogni, con ciò allontanandoli un po' o per un po' di tempo dai nostri pensieri? Insomma, quello che ho cercato di comunicarvi è l'idea che l'essere umano non possa essere diviso, che sia un individuo, appunto, e che noi abbiamo sempre a che fare con la individualità, la quale paradossalmente è una condizione di eguaglianza tra gli esseri umani, perché tutti abbiamo gli stessi bisogni e tutti siamo un tutt'uno. E però ha anche a che fare con la soggettività, che è viceversa la condizione per la realizzazione della diversità di ciascuno da tutti gli altri, ma è anche la condizione che apre alla e necessita della relazione. Vedete che questa condizione umana complessa, alla luce di questo punto di vista, può forse aiutare, diciamo così ironicamente, a porsi anche degli ulteriori interrogativi, cioè andare avanti nella ricerca e quindi anche nella cura. Come vedete, sono tutta una serie di pensieri che non hanno una risposta diretta e mi scuserete se li ho proposti così come mi girano per la testa da un bel po'. E vi ringrazio di avermi ascoltato. Beh, grazie a te, grazie ad Alberto Semi. Ma sono due relazioni ricche, molto complesse. Credo che innanzitutto abbiano stimolato i due oratori. E quindi penso che possa esserci l'occasione per entrambi, dopo una piccola pausa che adesso, come vi avevo preannunciato, faremo, anche interloquire tra loro, perché si tratta di due interventi, potremmo dire in qualche misura complementari. L'uno fa il punto, l'altro rilancia questioni. E credo che dopo un caffè ci sarà modo di riprendere tanto le une cose quanto le altre.